Bentornati con il nostro consueto appuntamento col paranormale. I filmati di oggi mettono davvero i brividi. Sono sicuro che dopo che li avrai visti, sarà difficile per te dimenticarli. Prima di cominciare voglio ricordarti di iscriverti al canale e di recuperare i video precedenti se non li hai ancora visti. Detto questo, cominciamo. Durante le celebrazioni di una messa in chiesa, questo ragazzo si alza da una panchina e fa qualcosa di veramente bizzarro. Alzatosi dalla panchina, l'uomo si butta all'indietro e sembra che ad un certo punto venga preso da convulsioni. La donna, seduta, si alza e cerca di dare una mano al ragazzo, che si riprende subito. E sembra che non si renda conto di ciò che ha fatto. Probabilmente potrebbe essere uno dei tanti casi di possessione demoniaca. E più delle volte l'individuo può essere posseduto, ma lo stesso potrebbe non rendersi conto di esserlo. Comunque sia, fatemi sapere cosa ne pensate. Il prossimo filmato mostra un automobilista che riprende uno strano fenomeno con la sua dashcam. L'uomo nota qualcosa di strano e si ferma all'improvviso. E la sua telecamera cattura una strana sagoma nera sfrecciare proprio lì, davanti alla sua macchina, a una velocità incredibile. Dalle immagini sembra che quella strana sagoma abbia sembianze umane. Probabilmente potrebbe essere uno dei famosi uomini ombra. O forse lo spirito di qualcuno che prima abitava in quella zona, morto, è rimasto lì, bloccato. Una cosa è certa, trovarsi una scena simile proprio davanti non capita tutti i giorni. Sinceramente, provate a immaginarvi voi dentro l'auto e vedere questa scena. Come avreste reagito? Come vi sareste sentiti? I supermercati sono i luoghi più tranquilli e più sicuri dove una persona può andare a fare tranquillamente la spesa. O forse no. Notate bene cosa succede a questa donna quando tenta di salire su una cassetta dell'acqua per raggiungere uno scaffale più in alto. Forse non vi sembrerà nulla di che. Magari una distrazione della donna le ha fatto perdere l'equilibrio, facendola cadere. All'inizio pensavo anch'io la stessa cosa, ma poi, se osservate bene la cassetta dell'acqua, sembra che prima che la donna ci metta il piede, qualcosa di invisibile la sposti. Dalle immagini si può notare bene che la cassetta non viene toccata dalla donna, ma viene spostato da qualcosa che non si vede. Probabilmente lo spirito di qualcosa o qualcuno che aveva voglia di divertirsi. Voi cosa ne pensate di questo filmato, ragazzi? Pura casualità? O c'è lo zampino di qualche entità malvagia? Il prossimo filmato mostra questa ragazza mentre gira alcuni video per TikTok. Mentre la ragazza si sta filmando, non si accorge di riprendere anche qualcos'altro. La giovane, involontariamente, riprende prima dall'angolo una sagoma bianca. E poi sembra che
all'entrata della porta di casa sua. La sua telecamera cattura questa figura spettrale di un bambino. La giovane non si accorge di nulla, solo dopo, rivedendo i filmati, nota questi particolari. Sinceramente, se ci fossi stato io al suo posto, mi sarei fatto un po' di domande e mi chiederei come mai quelle figure sono in casa mia. Questo filmato è stato ripreso da una telecamera a circuito chiuso installato in questo garage. A una certa ora della notte, la telecamera cattura qualcosa di veramente strano. Una strana sagoma bianca sembra materializzarsi vicino a una delle due macchine. La stessa si dirige verso l'altra auto per poi scomparire di nuovo. Secondo il proprietario del garage, non è la prima volta che quell'essere appare. Di certo, questo filmato è davvero inquietante. Cosa potrebbe essere quell'essere non si sa. Comunque, l'ultima parola la lascio a voi. Avete mai visto un gatto scomparire all'improvviso nel nulla? Come se non fosse mai esistito. Beh, nemmeno io. Ma l'ultimo filmato mostra un gatto in carne ed ossa che sembra che a un certo punto svanisca nel nulla. Osservate bene. Le immagini mostrano questo gatto che si dirige verso una stradina e che all'improvviso scompare come se non fosse mai esistito. È un gatto fantasma? Oppure una semplice anomalia della telecamera? Fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate. Siamo giunti al termine, ragazzi. Noi ci salutiamo e, come al solito, ci rivediamo alla prossima.